Uomini e donne news, Nicolò Ragnolo, il no a Sabrina? Non mi piacciono le ragazze rifatte. Uomini e donne, parla Nicolò Ragnolo, non mi piacciono le ragazze rifatte, lei lo ha fatto e sono cose che non apprezzo in una donna. Da quando Sabrina Ghio ha lasciato Uomini e Donne molti sono stati fan della ragazza a non prendere bene il rifiuto ricevuto da questa da parte di Nicolò Ragnolo. A quest'ultimo, nello specifico, avrebbero recriminato il comportamento poco chiaro tenuto in trasmissione. A parlare dell'argomento, però, oggi è stato chiamato in causa lo stesso corteggiatore che, ospite a Non succederà più, programma condotto da Giada Di Micheli in onda su Radio Radio, ha voluto dare al pubblico la sua versione dei fatti. Nicolò invece, stando a quanto da lui affermato, non avrebbe mai nascosto le sue intenzioni a Sabrina, anzi, sarebbe stato sempre molto trasparente. La tronista inoltre, come spiega Nicolò, non è mai stata il suo tipo di ragazza e frequentandola in trasmissione ha capito che non era lei la ragazza che voleva al suo fianco. Lei era tanto presa di me ma io non di lei, ha affermato l'ex corteggiatore. Non volevo prendere in giro una donna di 33 anni con una bambina. Ma di la verità, allora, ha domandato la conduttrice a Ragnolo, Sabrina ti piaceva fisicamente? Non è il genere di ragazza che a me mi attrae, e virgola non è una ragazza che mi giro a guardare per strada, ha risposto il ragazzo, che poi ha anche aggiunto. Mi piacciono le ragazze acqua e sapone, non mi piacciono le ragazze rifatte e lei non ha mai nascosto di esserlo. Gli haters sul web? Se io sono uno STR o allora anche Sabrina lo è per aver rifiutato Nicolò Fabbri. Uomini e donne, Nicolò Ragnolo sul trono. Dopo Sabrina la conversazione in radio si è spostata poi sul programma di Uomini e Donne. Nicolò accetterebbe oggi il trono? Da quando sono uscito non mi sono posto il problema e ci sono rimasto veramente male su alcune cose che ho visto in quel programma. Questa, attualmente, è la posizione di Ragnolo. Lo stesso, infatti, ha poi dichiarato anche di aver rifiutato per 2-3 anni di seguito il trono dopo la partecipazione a Temptation Island.